You're gonna be on my YouTube video. Lei è Marple. Lo stavo registrando. Però quello riguardava la bedroom makeover. Questa volta invece vi sto portando in viaggio con me e Carlo, Carlito. Stiamo andando a Devon, stiamo a fare le camminate lunghe, andiamo a visitare le spiagge, mangeremo il cibo locale tipo il Brixham Crab. Brixham? Sì. Altre cosine belline, buonine e divertentine. Quindi spero che vi divertiate, spero che siate con noi a guardare questo video e ci vediamo dopo. Ciao! Ok ragazzi, siamo arrivati, il posto è molto molto carino, ve lo faccio vedere dopo quando torniamo. Adesso siamo praticamente arrivati, abbiamo posato tutto e stiamo andando a prendere un paio di cose al supermercato. Il tempo fa schifo, il tempo è una merda, guardate, però speriamo che domani migliori. Quando torniamo vi faccio vedere la casa. Ok ragazzi, siamo arrivati. Carlito è già là che si riposa, che si prende, che si guarda la TV. Praticamente questa è l'entrata. Vi faccio vedere un attimino da fuori. Che bel tempo, là c'è la nostra macchinina, questo non lo so, penso che appartiene a loro. Quindi questo è l'ingresso, c'è subito questa cucina. Una piccola zona dining dove mangeremo, poi c'è il divano, la televisione, il balconcino fuori che... è il motivo per cui abbiamo preso questo posto, perché volevamo abbronzarci. E vabbè dai, ci abbronzeremo domani. Quindi così, tutto carino. Pavimento in legno, qua c'è un piccolo bagnetto, proprio l'ingresso. Carino, vabbè, niente di che. Frigo. E poi ci sono le scale che portano alla zona notte. Non fate caso al casino perché già abbiamo buttato tutte le nostre cose già sul letto. Comunque bella vista anche da qua col giardinetto. Questa è la stanza che, ripeto, non è niente di che, però ci piaceva tanto la location perché comunque è vicino al mare, infatti domani ve la farò vedere. E poi c'è qua il bagno, la doccia è pazzesca ragazzi, mi piace un sacco. Cioè praticamente la dimensione della doccia è... cioè la doccia è grande quanto il bagno di casa mia fondamentalmente. Poi c'è il bagnetto, ho già messo le mie cose e basta. Vi volevo far vedere in velocità appunto la stanza. Mi piacciono, a me fanno impazzire questi mobili così antichi, tutti in legno, con questo specchio. E questo specchio ci sono io, ciao, con i miei capelli nuovi, non so se li avete visti, mi sono tagliata i capelli. Comunque, basta. Casino delle cose di Carl, ma figura, questa è la mia valigia. Niente. Adesso noi penso che ci riposiamo un attimo stasera, ci rilassiamo e poi domani vi portiamo in giro con noi a vedere le spiagge di Devon. This is cool. This is like the cinema in... Push your back back. Push your body back. Don't push your body back. Nice! I like this. Televisione. Te. E stasera sì, rock and roll. Stasera ci riposiamo. Ci riposiamo, ragazzi. Cosa ci guardiamo, amore? Cosa guardiamo? Che film guardiamo? No. devo stare così perché sennò torno indietro. Aiuto. Ok, questa è la mia posizione current. Current posizione. Questo è Carlos current posizione. Adesso film e a dopo. Ciao. Thank you.
ragazzi, abbiamo deciso di... abbiamo parcheggiato la macchina qua. Noi siamo qua e faremo tutta questa camminata fino alla Scappacomb Head o Scappacomb Sands, che è praticamente la costa. E ci incamminiamo. Ancora non c'è niente, però appena ci sono delle viste belle vi renderò ovviamente partecipi. Da là già vedo il mare, intravedo il mare, amore, c'è il mare là. Oh, sì. Lo vedi? Il mare? Ah, amore, lo vedi il mare? Sì. Thank you. Ragazzi, ve lo devo dire perché che in effetti ne stavamo parlando con Carl. Siamo in Inghilterra, ma ragazzi, mi sembra di essere in Sicilia qua. Cioè, il mare è il colore che dovrebbe essere blu, perché in Inghilterra di solito c'è questa cosa che il mare è praticamente grigio, nero. Invece qua è blu. Bello. Non lo so, allora io pensavo che ci fosse la Francia da quella parte, però Carle dice che non è così. Perché dopo vi faccio vedere la mappa, ma è questa parte della costa, secondo me, dalla mappa sembra che si affaccia sulla Cornovaglia. Scusate, sulla Francia. Boh, vabbè, dopo controlliamo. Sì, abbiamo preso praticamente io e Carle e le scarpe proprio da trekking, cioè abbiamo uguali, di Mountain Warehouse. We are facing in front. We're actually facing Guernsey and Jersey. What's Guernsey and Jersey? Two little UK islands, tax havens again. Yeah. Yeah. And it's like all the way down to Mont Saint Michel, which is just off the coast of there. There's Mont Saint Michel. Wow. Nice. So good, doesn't matter. Ha pedalato per circa 1000 chilometri, a partire da qua fino ad arrivare in un villaggio in Francia. Comunque, niente, quindi lo stavo registrando, non so che cosa ho detto, dopo me lo devo ricontrollare, comunque dopo lo riascolto. Vi stavo dicendo che abbiamo preso questi scarponcini da Mountain Warehouse, sia io che Carl, e sono comodissimi per fare queste passeggiate. E io ho preso questa giacca antivento e antipioggia, e anche Carl antivento e antipioggia. Sono entrambi Mountain Warehouse, poi vi lascio il link per vederli. Niente ragazzi, grazie. Quindi Carl spiegava che dovete sempre chiudere il gate dietro di voi, quindi se venite a fare queste passeggiate qua, niente, no, non potete capire. Sono tipo una bambina al negozio di giocattoli in questo momento. Sì ragazzi, quindi praticamente non so se vedete, noi siamo partiti da là e abbiamo fatto tutto questo sentiero a scendere, e vi giuro ragazzi, non è per niente piacevole quando vi vedete questo dirupo sotto, però la vista ne vale assolutamente la pena. E ovviamente dovete avere il video giusto, perché ragazzi sono qua, si rischia di morire. Carlo stanno mettendo una paura, e io che ero terrorizzata perché adesso continuiamo la nostra camminata.
So I think the half mile, this is the half mile we were meant to do to come to the beach. Ok, non ho potuto filmare tantissimo perché, come potete vedere, questi sono i sentieri dove camminiamo. Per esempio, adesso noi andiamo giù per questo sentiero fino a non so dove. Praticamente sembra di essere Heidi. E quindi ovviamente il telefono in mano non lo posso tenere perché se mi cade è morto. Però volevo farvi vedere, ecco, siamo arrivati da qua. Siamo stati dietro questo monte, praticamente su quella spiaggia che vi ho fatto vedere prima. Abbiamo camminato tutto dalla costa in su. E adesso dobbiamo seguire questo sentiero. Quindi mi sa che ci vediamo quando arriviamo al parcheggio. A dopo, ciao. Ragazzi, hanno un falco. C'hanno un falco. Lo sentite? Vi faccio vedere il cane della mia amica Giulia, Marple. Marple, say hi to the camera, say hi to the camera. Guardate come va a prendere la palla. Ciao! E torna. Bellissimo, veramente bello qua. È molto ventoso, però bello. Un sacco di cani. Ecco ragazzi, siamo arrivati a Brixham, dove mangeremo il crab, quindi il granchio. Questo è un posto appunto famoso per il crab appunto. Questa è una nave di pirati. Wow, beautiful. Ragazzi, siamo al ristorante e abbiamo questo, quindi Brixham, dove ovviamente il granchio viene, da dove arriva il granchio, e noi abbiamo ordinato i calamari fritti. Quali sono i gamberetti di tempura, e questi sono gamberetti norvegesi. Ragazze, volete dire ciao? Ciao, ciao. Alright, guys. E basta. Vi faccio vedere poi dopo cosa c'è per come primo. Ok, ragazzi, questo è il motivo per cui siamo venuti qua a Brixham. Il crab. Sto facendo vedere il crab. Oh, yeah. Oh, that's a number that could be my place. Proviamo. Cos'è? Is this mayo, do you reckon? Yeah, it is mayo. Mayo? Mayo. È perché praticamente in inglese si dice mayo, invece io ho detto mayo perché è praticamente maionese. Adesso l'assaggiamo. I would rather have unlimited bread. Ah, e le patatine sono al limite, significa sono tipo infinite. Quando finiscono tu ne puoi chiedere di più e te le danno finché ne vuoi. Quanto è bella questa cosa. Ok, adesso lo proviamo. Buonissimo. Sì, ed è freschissimo anche. Quindi ragazzi, se venite a Brixham, provatelo. Buono, buono, buono. That's why I've just been going through here, the guy's name, I'm like, stop using it.
Abbiamo trovato un sentiero troppo carino, guardate che vista. Ecco, praticamente questo posto, Torquay, viene considerato la English Riviera. Ed è il luogo di nascita di Agatha Christie, non lo sapevo. E poi sotto, se vedete, English Riviera. Lo vedremo insieme. Comunque te si vede che è molto bello. Non sembra neanche l'Inghilterra qua, in effetti. Ok, Carl ci fa vedere come si fa, perché io ho distrutto praticamente tutto. Intanto mi spiegava che deve essere un po' più morbida. Ora non so se è perché fa freddissimo, ma questa è un pochettino dura. Voto da 1 a 10. 7. 9. Vabbè, lui è buono. Yum.